Buonasera amici della Pallacanestro, dal Pallacattani di Faenza. Comincia il girone di ritorno, comincia il 2018 e comincia con la classicissima della Pallacanestro faentina, ovvero quel Faenza contro Cento che rievoca incredibili ricordi risalenti già all'inizio anni 90. Basta andare a vedere su YouTube il passaggio dell'attuale allenatore di Faenza, coach Regazzi, che regalò la storica prima volta in B1 di Faenza. Oggi si gioca a distanza di tanti anni, cambiano i protagonisti, anche se, come dicevamo, non tutti, e la posta in palio è altissima, perché abbiamo un Cento che è prima in classifica con una sola sconfitta, Faenza che è il gruppo delle quinte ma con la voglia di riscattare il cappò di crema dell'andata, una cornice di pubblico incredibile. Direi che è il modo migliore per affrontare questo derby che ha richiamato almeno 300 persone da 100, ma almeno, perché ne stanno ancora arrivando. Io, come sempre, sono Luca Del Favero, il mio compagno di viaggio di oggi è Marco Bettoli. Marco, questa è la classica partita che tutti vogliono giocare, ma anche che tutti vogliono vedere. E soprattutto penso che entrambe le squadre vogliano vincere questa partita, perché la Rechico vuole sicuramente continuare il cammino fatto nel girone di andata in casa, un cammino veramente perfetto qui al Pallacattani della Rechico. Un Cento che è prima in classifica, la squadra sicuramente più forte del girone B. Dunque due squadre che promettono di darsi vera battaglia per questi due punti in palio molto pesanti, sicuramente pesanti per Faenza dopo una sconfitta bruciante, quella di Crema, soprattutto per le modalità con la quale si è venuta a creare. Faenza ha subito un incontro di cartello per rimediare appunto a Crema e guardare in avanti a questo bellissimo campionato di Serie B. Subito schierate le squadre, Rechico solita maglia bianca con Perin, Venucci, Attoni, Pagani e Chiappelli, risponde con la maglia rossa e bianca a Cento con Vico, D'Alessandro, Benfatto, Cantone, Ristitiello, coppia arbitrale tutta padovana, Cristiano Giusto di Albignasego e Stefano Gallo di Monselice, pronti via, prima azione nelle mani della Rechico, bella palla sotto per Perin da parte di Chiappelli, Perin esordisce con due punti, 2-0 Rechico. Ricordiamo che i protagonisti in campo ci sono tutti tranne Piunti, nel senso che è in panchina per Cento ma solo per onore di firma, in quanto non ha un problema muscolare, e un altro che, di cui parleremo molto in questa partita, segnata adesso, Vico segna il canestro del 2-2, poi dall'altra parte ancora Perin, secondo canestro, quarto punto, 4-2, sono passati 40 secondi di ritmi spumeggianti, diciamo appunto di Piunti, un problema muscolare da un po' che fuori, dovrebbe ritornare tra un paio di settimane, ma davvero tantissime frecce nel proprio arco, Cento che non risentirà di questo. Tiro corto di Cantone, uno dei tre giocatori con lo stesso Piunti e Ristitiello ad aver vinto la Serie B lo scorso anno, tanta esperienza davvero nella squadra di coach Benedetto, ma Faenza ha fame, ha voglia di vincere questo che è un big match sotto tutti gli effetti. Chiappelli, 6 secondi per imbastire un tiro, prova da casa sua Chiappelli, dava un po' l'illusione ottica. Comunque è passato 1:20, Faenza l'approccio l'ha avuto buono. Sì, due ottime azioni di Perin con un avvio subito sopra gli scudi per il giocatore di Faenza, un Cento che sicuramente è ancora in fase di studio, le due squadre sono partite bene entrambe negli attacchi, adesso un buon spunto personale del numero 32 Ristitiello con un buon rimbalzo di Faenza che gestisce la palla attualmente su linee esterne con una buona ancora azione sotto, altro tiro molto pregevole di Pagani, due punti ad alta percentuale, 6-2 Faenza. Tutti dall'area pitturata, dunque i punti di Faenza, tra l'altro Pagani che è mancato a Crema per una sindrome influenzale che ha accusato proprio il giorno prima della gara, ora Vico sbaglia, piccola inerzia nelle mani di una Rechico sostenuta da un pubblico davvero incredibile, ricordiamo tanto ancora il tiro, ancora di Marco Perin, sesto punto, 8-2, piccolo mini break di Faenza, Perin sente molto questa sfida un po' come tutti. E
va subito a segnare il suo sesto punto. Dicevamo 1300 record di pubblico della partita della Raggi Solaris dello scorso anno, proprio contro 100, e quest'anno c'è rischio davvero che si possa fare ancora meglio. Intanto Ristitiello piazza la tripla, 8-5 di mezza lo svantaggio di 100 più 3 Recchico, 7-10 alla fine di un primo quarto che sta già promettendo molto. Venucci si prende il fallo, vediamo da parte di chi. Da parte di Cantone. Venucci che tra l'altro quest'estate era finito nel mirino di 100, dopo ha scelto di venire a Faenza. Mette il primo Venucci, 9-5. Fondamentale chiaramente sarà non sbagliare i liberi, perché questa è una partita dove davvero ogni dettaglio risulta fondamentale. 2-2 intanto per Mattia, 10-5 più 5 Rechico. 3 minuti esatti trascorsi del primo quarto di gioco. Primo fallo anche per la Rechico da parte di Pagani. Pagani che ha fatto vedere tante cose belle in questo campionato, il problema è proprio quello dei falli. Se si limitasse coi falli davvero sarebbe un giocatore da categoria superiore. Assolutamente importante l'apporto dei lunghi a Faenza, adesso ottimo passaggio sotto per 100 che realizza 10-7, un avvio comunque intenso di Faenza, un buon approccio alla partita, in attacco sta facendo vedere buone cose, si cercano molto i giocatori, adesso un piede che interrompe l'azione della Rechico e un accento che può ripartire in attacco. Prova ora ad orchestrare da Alessandro, bella palla per Benfatto, Pagani su di lui, prova ancora Ristitiello, la tripla, 2-2 per Ristitiello, 10 pari. Lo avevamo detto, è una squadra questa che ha tiratori da ogni posizione. Ristitiello che lo scorso anno è andato in Serie A2 vincendo il campionato con Montegranaro. Chiappelli fuori per Pagani, fino in fondo Pagani, ce n'è per 3 per Giordano, grande azione, fallo di Benfatto, molto bravo anche Chiappelli a non aver forzato e aver trovato il compagno. Veramente Pagani con un ottimo controllo del corpo assorbe il contatto e realizza due ottime cose di Pagani, compreso il canestro di prima. Ora dalla lunetta sbaglia purtroppo, punteggio 12-10 per Faenza, due squadre che in 4 minuti hanno segnato parecchio, molto piacevole il primo quarto di gioco. Cantone orchestra il gioco per Ristitiello, ancora Cantone, difesa schierata di Faenza con la classica zona, poi ben fatto, viene lasciato libero come è accaduto anche poco fa, segna il quarto punto personale, 12-12, ricordiamo l'andata vinse 81-69-100, ma Faenza fece un primo quarto spettacolare, 32 punti, poi però purtroppo si sgonfiò un pochino, alla fine 100 ebbe la meglio. Tanto da Alessandro, primo fallo, rimessa Rechico, terzo fallo di squadra per 100 contro l'unico fallo commesso dalla Rechico. Iattoni, palla in mano per Venucci, prova la tripla, Venucci solo Ferro, difficoltà immane di questo canestro, ma come abbiamo detto tante volte con Venucci è tutto semplice. Questo è un giocatore che in Serie B può fare bellissime cose, una bellissima tripla quella di Venucci, ora un quasi canestro di Benfatto, veramente sfortunato, avrebbe meritato il giocatore di 100 che però si deve accontentare dei due viaggi in lunetta sul 15-12 per Faenza, una Faenza che ha iniziato con buone percentuali in attacco, buone spaziature, la palla gira piuttosto velocemente. Ora Benfatto a segno con il primo dei due tiri liberi. Anche il secondo a segno, 15-14 per Faenza.
Fallo in precedenza sanzionato a Chiappelli. È ben fatto un po', diciamo, il piccolo problema difensivo di questi primi 5 minuti esatti di Faenza. Da sotto ha segnato già 6 punti. Ora Chiappelli, bella palla per Pagani, per poco non subisce fallo, ma è stato anche sfortunato perché il movimento era davvero dei migliori, ma siamo già dall'altra parte. Prova ancora Rizzitiello, errore, Chiappelli salta nella testa di D'Alessandro e recupera l'ennesimo rimbalzo. Perin, no look per Pagani, è qui, questa è davvero un'azione che andrà negli highlight della partita. Veramente Faenza in attacco riesce a dare la palla sotto veramente in maniera egregia. Ora slalomeggia Vico, giocatore di classe. Sento che per adesso risponde alle fiammate di Faenza. Veramente una partita molto piacevole. Ora Perin si prende un tiro molto molto difficile. Palla che torna nelle mani a 100. Quasi 4 minuti da giocare ancora nel primo quarto di gioco. Dicevi bene Marco, attacco di Faenza pressoché perfetto, ma la difesa che concede un pochino. D'altronde un po' il discorso della coperta corta, qui davvero è difficile, qui infatti va con la terza tripla Rizzitiello, 17-19, vantaggio di 100 da 3 Rizzitiello, è davvero una sentenza, terza tripla per lui, primo anche vantaggio della Baltur 100 quando mancano 3:30. Dall'altra parte prova Venucci, errore, poi la palla la recupera, anzi scusate, Perin la recupera Venucci, ancora palla per Perin, la tripla di Pero, errore, non bisogna però adesso neanche troppo intestardirsi, lo sta dicendo infatti anche il coach Regazzi, calma, perché come più volte ho detto in settimana, il primo segreto per provare a vincere questo incontro è quello di avere la testa. Adesso attenzione Pagani contro Benfatto, Benfatto infrazione di passi, grande 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 difesa di Pagani, davvero grande difesa. Sarà assolutamente necessario aumentare l'intensità in difesa, i giocatori di 100 hanno classe, Benfatto sicuramente bisogna contenerlo anche con le maniere forti, perché è un giocatore che può fare canestro da dentro, da fuori. Insomma, sono quei giocatori che devono essere un pochino messi sotto pressione e questo Faenza deve sicuramente farlo. Ottime cose ha già fatto vedere in attacco, adesso Pagani cerca di trovare spazio, purtroppo perde palla, si è tra virgolette un po' incartato sotto canestro e nel dare fuori palla finisce fuori campo. Pallone che torna in mano a 100, 19-17%. Doppio cambio intanto per 100, esce Cantone. Cantone D'Alessandro, e scusate, sì, D'Alessandro, entrano Pasqualini e Chiera, due ottimi giocatori, davvero. Dove si pesca nella panchina di 100, si prende bene come si dice. E intanto poco fa è entrato Brighi al posto di Perin nella Rechico. 2:29 alla fine del primo quarto, tiro molto bello di Vico, sfortunato, rimbalzone di Venucci, sempre meno 2 Rechico, poi Perin, errore questa volta, peccato perché aveva davvero una buona visuale per prendersi questa penetrazione, ma ora è necessario continuare a difendere. Vico entra, commette fallo in attacco di Sebastian Vico, pronto intanto ad entrare anche Silimbani al posto di Pagani. Silimbani che è uno dei due ex di turno, l'altro è Brighi, dunque entrambi sono in campo con la maglia della Rechico. Qualche anno fa, stagione 2013-2014 per Silimbani, invece per quanto riguarda Brighi lo scorso anno ha fatto la stagione completa, l'anno prima invece è arrivato da metà stagione. Venucci, bellissimo movimento con l'aiuto del ferro, 19 pari. Anche spalla canestro sa giocare
veramente un giocatore completo. Ora Faenza riesce a recuperare pallone a 100, manca ancora circa 2 minuti nel primo quarto, punteggio in esatta parità, 19 pari. Buona palla recuperata da parte di Faenza, che adesso ha il possesso per rimettere il naso avanti. Brighi per Perin. Perin prova anche lui, spalla canestro, bella palla per Cappelli, prova la tripla, Gio, errore, non sta tirando benissimo la Rechico dai 6,75, 1 su 6. Cosa che è stata invece l'arma in più a Crema, bella palla per Benfatto, errore di Benfatto, questa è un po' una sorpresa perché questi sono i suoi tiri. Tanto Silimbani sì, lotta all'arma bianca con Ristitiello, gli arbitri pescano il fallo di Silimbani, fallo che ci sta davvero tutto. Sono quei contatti sotto canestro, probabilmente Jacopo si è aiutato troppo con le braccia e l'arbitro, che era distante 3 metri, ha fischiato la penalità. La situazione falli è abbastanza in equilibrio, 3 falli fischiati a Faenza, 4 a 100. Ultimo minuto da giocare nel primo quarto. Arbitraggio assolutamente ineccepibile fino adesso, ha fischiato davvero quello che c'era da fischiare. Vico, bel movimento, errore, poi sotto ben fatto, l'appoggia e ben fatto, è davvero una delle chiavi dell'incontro. Dovranno fare gli straordinari Silimbani, Cappelli e Pagani. Cappelli proprio lui adesso la palla, prova un tiro obiettivamente molto difficile, il rimbalzo è di Pasqualin, sotto per Ristitiello, fuori per Benfatto, il piazzatone di Benfa e mette il suo 10° punto, più 4. Per 100, 10 secondi alla fine del primo quarto, vediamo se Faenza riuscirà a trovare un canestro, prova Perin, fuori per Cappelli, Cappelli la tripla, sfortunatissima Faenza, finisce dunque il primo quarto, 23-19 per la Baltru 100. Diciannove alla fine del primo quarto, guardavamo un attimo le statistiche, Marco, davvero abbiamo visto che Cento ha davvero tanti giocatori ottimi in ogni reparto, non lo scopriamo stasera, però vederli dal vivo lo si vede ancora di più. Faenza, diciamo che in attacco ha fatto vedere buone cose, gli è mancato sicuramente un po' la conclusione da 3 punti, 7 su 10 molto pregevole, da 2, da 3 come dicevo insomma un 16%. Diciamo migliorabile, dalla lunetta un 2 su 3. Cento ha fatto bene anche da 3 punti invece, un 3 su 4, 75% da 3, invece tira con un 6 su 12 da 2 punti, quindi un 50% piuttosto simile a quello di Faenza. Una partita piuttosto in equilibrio, è chiaro che Cento dà l'impressione ogni tanto di poter dare delle fiammate di gioco, se mi passate il termine. È chiaro che Faenza è chiamata sicuramente a rimanere lì anche con la testa, perché questi sono avversari di tutto rispetto e bisogna onorare la partita. Cento in campo con Cantone, D'Alessandro, Chiera, Ba, Pasqualin e Ristitiello, che ha fallito adesso la tripla. Faenza invece con Perin, Brighi, Venucci, Silimbani e Cappelli. Dunque un po' di meritatissimo riposo per Benfatto, dentro Adama Ba, giocatore classe 98 lo scorso anno a Matera in Serie B. Venucci si prende il piazzato, lo mette, fondamentale questo canestro per dimezzare lo svantaggio, il massimo svantaggio Rechico, quel meno 4 di poco fa. Cappelli sotto per Ristitiello, commette fallo Cappelli. Undici
Undicesimo punto per Rizzitiello, 21-25, secondo fallo anche per Chiappelli, corre infatti un po' ai ripari Regassi che chiama tra l'altro time out. Sono già pronti a entrare a Romando Iattoni. Statistiche alla mano, a Faenza ha segnato 3 giocatori, Venucci, Pagani e Perin, dall'altra parte ha segnato ben fatto Rizzitiello e Vico. È davvero... sono numeri abbastanza singolari. Adesso potrebbe essere però la partita di Aromando anche, perché è molto fisico, magari soprattutto con Benfatto in panchina potrebbe essere sotto canestro un fattore. Assolutamente, come dicevo prima, il gioco fisico sarà molto importante in questa partita, perché giocatori come Benfatto hanno dimensioni dentro e fuori, possono sempre fare canestro, quindi devono essere comunque infastiditi anche fisicamente, nel senso che non si possono lasciare conclusioni pulite. Questi sono giocatori che fanno canestro, anche lo stesso Rizzitiello, che è tra virgolette il responsabile del 3 su 4 di 100, sono tutte sue conclusioni da 3 punti, sono giocatori che possono tranquillamente fare canestro tutto il campo, quindi bisogna cercare di aumentare l'intensità difensiva, bisogna cercare di levarli dalla loro comfort zone, se mi passate il termine, perché altrimenti Faenza dovrebbe pagare dazio. Ora l'aggiuntivo per Rizzitiello con la sua conclusione a segno di poc'anzi. Realizza anche il tiro libero, ottima partita di Rizzitiello e massimo vantaggio per 100. Faenza che era entrato in campo dunque con Aromando e Iattoni al posto di Chiappelli e Perin. Brighi prova la tripla, sbaglia sotto rimbalzissimo di Iattoni per Silimbani. È questo che dobbiamo e vogliamo vedere da Faenza. Brighi prova al tiro corto, però ancora Silimbani va a catturare la palla tra gli applausi di un Palacattani che sta incitando la squadra a colmare lo svantaggio. Bello Iattoni sotto, buono canestro, esecuzione perfetta ai limiti dei 24. Veramente bella l'azione di Faenza, con passaggi pregevoli proprio sul filo della sirena, la conclusione di Iattoni da sotto. Ora 100 da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Brighi e Faenza che può aggiustare di nuovo in attacco con la conclusione da 3 punti di Iattoni. Faenza ricuce subito il massimo vantaggio di 100 e si riporta in parità, 26 pari. Break firmato da Iattoni, 5 punti consecutivi in un amen. Faenza recupera dunque 26 pari, sono andati tra l'altro 2 minuti di questo quarto. Bada sotto, errore, lo ha detto poco fa, approfittiamo di Benfatto in panchina, non perché non nulla contro Bada chiaramente, ma l'esperienza tra i due è abbastanza notevole, vista anche la carta d'identità. Più 5 Faenza, scusate, 5-0 di break di Faenza, può adesso andare addirittura sopra. Venucci si prende la linea di fondo, ancora Iattoni, ancora la tripla, Iatto la mette ancora on fire, coach Benedetto non può far altro che chiamare time out. Ecco un altro che si presenta alla partita, Riccardo Iattoni da Bologna. Bene, avevo parlato prima di fiammate di 100, le fiammate le ha fatte l'Arechico con uno splendido break firmato da Iattoni, 2 super triple più conclusione da sotto sul field di sirena e Faenza si ritrova in un amen sul più 3, 29-26, con chiaramente l'allenatore di 100 chiamato subito al timeout per interrompere questo break dell'Arechico. Faenza deve aggiungere anche le conclusioni da 3 punti che sono arrivate proprio con Iattoni, mentre aveva fatto fatica nella prima parte della gara, era ferma in precedenza sull'1 su 6, ora le conclusioni sono 3 su 9, quindi il 33%. È chiaro che questo fondamentale, il tiro da 3 punti, sarà assolutamente necessario per rimanere in partita, dal momento che
100 ha molto molto talento sotto e quindi sarà necessario attivare le bocche da fuoco di Faenza. Iattoni è sicuramente una di esse. Le squadre tornano in campo, 7 minuti e 26 da giocare nel secondo quarto, 29 a 26 per l'Arechico. Cantone, Chiera, Rizzitiello, Pasqualin e Ba sono i 5 di Coccia. Benedetto commette fallo Perino, un fallo un pochino evitabile, anche se comunque ci sta questo pressing che deve mettere Faenza sugli avversari. Palla nelle mani di Chiera, giocatore visto a Rimini 2 anni fa. Chiera fuori per Pasqualin, chiama lo schema, 13 secondi per imbastire l'azione, ha davvero tutto il tempo che vuole, 100, Rizzitiello ora la palla, fuori per Chiera, è libero da 3, Adrian Chiera la mette. Questo è un altro giocatore con il colpo in canna, ricordiamolo all'andata, qui intanto c'è fallo da parte di Pasqualin, primo fallo, ricordiamo all'andata, nel momento di difficoltà di 100, Vico e Chiera si sono divisi i punti per la rimonta, dopo l'allungo è stato firmato da Piunti e da Benfatto, in tutto ciò tutti gli altri hanno dato il loro contributo, davvero tante armi, ricordiamo di una 100 che ha perso solo a Piacenza, per il resto ha vinto 14 delle 15 partite, ancora Pasqualin a commettere fallo. Una brutta notizia per coach Benedetto, perché è uno dei giocatori, diciamo, che può spezzare i ritmi con la sua velocità, fino ad ora non è stato ancora protagonista. Brighi prova a entrare, un tiro molto difficile, poi nel traffico a Romando, strappa il rimbalzo, passa il pallone a Perin, bella palla per Sili, peccato l'errore, poi la strappa ancora a Romando, davvero peccato perché era stato fatto un movimento, un gioco a due fantastico, Perin prende, sbaglia ancora e poi però il fallo lo commette Iattoni. Peccato davvero perché se lo sarebbe meritato Sili quel canestro. Veramente una bella azione, esatto, il tiro purtroppo è uscito. E quindi ora la palla torna nelle mani di 100, una bella partita intensa, giocata a viso aperto da ambedue le squadre. Punteggio cristallizzato sul 29 pari. Un Arechico sicuramente combattiva, non si può dire assolutamente nulla sull'approccio della squadra alla partita. Concentrata per il momento e 100 sta trovando comunque difficoltà, una squadra che gioca, quella di Faenza, che non lascia campo, tutti i canestri di 100 sono sudati, questo è un super canestro di 100, più 2 per la squadra ferrarese. Che bagna nel migliore dei modi il suo ritorno in campo al posto di Pasqualin, era chiaramente Sebastian Vico, intanto per Faenza è entrato Pagani al posto di Sili, a Romando sotto proprio per Pagani, Pagani ottimo movimento, poi errore. E va a recuperare il pallone, c'è già Venucci sul cubo del cambio, più 2, 131 a 29, Pasqualin anche lui firma i suoi primi punti, 29 a 33 Perin per Iattoni, 5-27 alla fine del primo tempo. Bella palla per Pagani che segna. Si lamenta anche per il fallo, noi ci prendiamo comunque il canestro, 33 a 31, meno 1, meno 2 scusate, Arechico, 5 esatti al break, Rizzitiello ancora la tripla con la mano in faccia di Aromando. Si lamenta sia Rizzitiello sia i tifosi, si lamentano un po' tutti, alla fine la palla è per... E per Faenza, entra Venucci al posto di Brighi intanto. Sì, è chiaro che la chiamata era un filino al limite perché il tiro era stato sporcato o fallo oppure palla di 100, però l'arbitro probabilmente non ha visto questo aspetto e la palla è tornata nelle mani di
Faenza, ora un fischio lontano dalla palla, fallo di Rizzitiello. Anche la situazione falli è pari sul 3 pari. Dunque una partita che continua all'insegna dell'equilibrio. Ottimo pallone sotto per Pagani, bel movimento con tiro in gancio appoggiato al tabellone e parità ripristinata sul 33 pari. Un gancione d'altri tempi di Pagani, intanto il primo fallo di Aromando, decimo punto di un ottimo Pagani. Il primo arbitro Cristiano Giusto lo va poi a un pochino, non tanto a redarguire, ma probabilmente a avvertire. Sicuramente sotto canestro non giocano con le mani in tasca, e giustamente Pagani è uno di quelli che quando c'è da far sentire il fisico non si tira indietro. Vico errore, Aromando spazza letteralmente via il tabellone, tutto quanto, recupera palla, Venucci sotto ancora per Pagani e poi qui si incarta un po', si prende il fallo di Ba. Allora rifà entrare da Alessandro e ben fatto, coach Benedetto, esce proprio Ba e insieme a lui esce Rizzitiello. Due liberi, rimessa, scusate, Richico, Venucci, bravo su di lui il suo marcatore a non farlo tirare, Perin fuori per Brighi, Brighi prova a entrare, si prende il fallo. Non, diciamo che i tifosi di Cento non stanno prendendo benissimo l'ultima decisione arbitrale. Sì, diciamo che contestano un pochettino le ultime chiamate, diciamo, a favore di Faenza. Aromando fa 2-2 e Faenza torna in vantaggio. 4 esatti all'intervallo, ricordiamolo che è rientrato ben fatto insieme ad Alessandro per Cento. Ora Cantone prova la tripla da libero, la mette qui, la grande esperienza, hanno provato un pochino entrambi, diciamo, a giocare sopra i limiti. Venucci ha fatto vedere che aveva forse preso un contatto, alla fine l'arbitro ha fatto correre, Cantone si è preso la tripla e poi però c'è Venucci che rimette le cose a posto, va in doppia cifra, 38-36, mamma mia, come si dice quando sente l'odore del sangue, Venucci il canestro lo mette sempre. Venucci sta facendo un campionato veramente incredibile qui al Palacattani, gli ho visto fare delle cose, non solo quest'ultima tripa ma tanto altro, solo che qui abbiamo una signora partita. Dunque Cento risponde subito con un'ottima tripla del numero 11 D'Alessandro, più uno per Faenza, e questa volta il time out è di coach Regazzi. Una partita molto bella, signora, sicuramente gli attacchi hanno prevalso sulle difese, come dimostrano ancora i 3 minuti da giocare, un punteggio già che si avvicina alla soglia dei 40 punti per entrambe le squadre, un 39-38 per Cento. Una partita che ha sempre visto un ritmo piuttosto elevato. Chiaro che non è una partita come le altre, una Faenza-Cento richiama, come hai detto tu all'inizio della telecronaca, a scontri molto molto importanti anche in un passato recente. Coach Regazzi ne sa sicuramente qualcosa, era in quella formazione storica quando Faenza fu promossa. Più uno per Cento e squadre che tornano in campo. E noi, Marco, eravamo piccoli tifosi sugli spalti a vedere quella
partita. 39-38, si torna in campo, 3-10 alla fine. Venucci per Perin, davvero una lotta all'ultima tripla negli ultimi minuti. Prova Iattoni, la tripla sbaglia D'Alessandro, recupera il rimbalzo. Faenza non è andata a rimbalzo con molti uomini, ne ha approfittato il numero 11 della Balturcento. 2:45 alla fine, ennesima tripla di Vico, poi c'è il rimbalzone di D'Alessandro per Chiera, ma Faenza comunque si schiera in difesa. Pagani contro Benfatto, c'è il fallo di Pagani, c'è il canestro di Benfatto. È un po' il leitmotiv della partita, è rientrato Benfatto, fa subito male. Tanto esce Romando, entra Brighi, ottimo impatto della gara del numero 0 di Faenza. Comunque secondo fallo di Pagani per Benfatto, i punti intanto sono 12, raggiunge Venucci, sono loro due i migliori marcatori dell'incontro. Sbaglia il libero Benfatto, rimbalzo di Perin, importante, 2:30 alla fine. Venucci accenna il tiro, poi non lo esegue. Perin sotto per Pagani, peccato davvero, il movimento perfetto, il tiro un po' corto, poi la palla per Benfatto. 38-43. Lo sa Cento che si può affidare a Benfatto. 43-38, siamo entrati negli ultimi due minuti del primo tempo. Venucci, piazzato di Venucci, corto, errore di rimbalzo, scusate, di D'Alessandro. Adesso però non bisogna assolutamente crollare. Vico liberissimo da tre. Questo è il primo grande errore di Faenza, questa tripla fa davvero male. Assolutamente, un Vico da solo sulla linea da tre punti, sono tre punti sicuri, infatti così è massimo vantaggio per Cento che vola sul più 8. Ora per fortuna c'è un tocco di Cento, altrimenti sarebbe stata una palla persa. Faenza deve cercare di dare un segnale subito con Venucci sulla linea da tre punti. Iattoni, palla sotto per Pagani, ottimo appoggio al vetro e due punti, 46-40%. Ancora al filo dei 24 secondi Faenza, adesso attenzione, ben fatto. D'altronde Pagani non poteva neanche metterci la mano, ci mettiamo nei suoi panni. Non poteva rischiare di commettere il terzo fallo, Benfatto ne ha ovviamente approfittato, sono 16 i suoi punti, ritorna più 8, bella assist di Venucci per Iattoni. Iattoni segna il suo decimo punto, anche lui in doppia cifra, 42-48, ancora meno 6 per un Arechico che comunque sta giocando in maniera assolutamente gagliarda. 30 secondi alla fine, c'è la discrepanza di oltre 16 secondi tra il cronometro del match e quello dei 24, 7 secondi per imbastire un'azione. Chiera prova la tripla, ancora Chiera punisce, 42-51, massimo vantaggio. Ora ultimo possesso per Faenza, Perin prova la tripla, Perin sbaglia, rimbalzo di Pagani, 3 secondi, Perin ancora la tripla, sbaglia, davvero peccato. Termina dunque il primo tempo sul 51-42%. Sta per cominciare il secondo tempo, si riparte dal 51-42%, ma diciamo che negli ultimi minuti abbiamo visto un po' la foto della partita. Faenza ha interpretato benissimo il match, due momenti di tensione, due triple in transizione da liberi, meno 9. Questa è 100. Ass-
Assolutamente, è probabilmente l'unica squadra del girone B, della Serie B, sulla quale non si nutrono dubbi di nessun tipo. Cento è una squadra forte, matura, completa. Una partita soltanto persa con Piacenza, e quest'oggi ha dimostrato, soprattutto nell'ultima parte del secondo quarto di gioco, con un bel parziale, la propria superiorità momentanea. È chiaro che un più 9, mancando ancora 20 minuti da giocare, sono assolutamente ricucibili, però Faenza non può lasciare scappare una squadra così forte, con delle individualità così di spicco. Nel primo tempo hanno ben figurato, sicuramente ben fatto, Rizzitiello, lo stesso Vico, con delle conclusioni molto pesanti. Un 100 addirittura con un 8 su 11 da 3 punti, un 12 su 20 da 2, ecco come si spiegano i 51 punti segnati da 100, una Faenza un pochino più umana, tra virgolette, con una buona percentuale da 2, 13 su 24, mentre da 3 siamo sotto il 35%. Dunque ricomincia la partita e formazione in campo. Subito il primo errore del match da parte di Cappelli, Venucci, Pagani, Iattoni e Perin sono i 5 di Faenza. Adesso prova la tripla Vico, dall'altra parte abbiamo D'Alessandro, Vico, Benfatto, Cantone e Rizzitiello, un quintetto quasi di All Star della Serie B. Iattoni prova a entrare, perde palla nel traffico, D'Alessandro la recupera, Vico, siamo già dall'altra parte, fino in fondo Vico va a depositare il massimo vantaggio, il primo vantaggio anche in doppia cifra per 100. Noi l'abbiamo più volte detto, una partita che si vince soprattutto con l'attenzione. Faenza non ne ha avuta nelle ultime occasioni. Pagani poi sbaglia, poi riprende il rimbalzo, poi segna, fa tutto Pagani, 14 punti, davvero gran bell'impatto. Questa sarà un'arma fondamentale per il girone di ritorno. Del resto le doti di questo giocatore le abbiamo viste. Ora è libero Rizzitiello, quindicesimo punto, 56 a 44, anche in questo caso è quello che abbiamo detto poco fa, cioè libero da tre. Poi Cappelli, errore, palla nelle mani di Benfatto. Adesso è il momento più difficile del match per l'Arechico, il momento in cui deve assolutamente riprendere in mano le redini. Fallo da parte di Faenza, poi bella questa azione da sotto, sbaglia D'Alessandro, poi recupera palla Cantone, ancora fuori, sbaglia la tripla, qui sfortunatissima 100 con Rizzitiello, ha ragione ad arrabbiarsi perché tanto il fallo era di Perin, quello sanzionato poco fa. Venucci prende, tira, corto anche lui. Adesso Faenza sta giocando molto a ritmi alti, è chiaro che è quello che poi fa anche un po' il gioco di 100, che ovviamente non forza nulla ma si limita a far girare il pallone. Da sotto D'Alessandro segna, se non vado errato coach Regazzi ha già chiamato time out per provare a bloccare un po' questa emorragia. Perin segna, ottavo punto, e infatti time out Faenza di un terzo quarto iniziato con un perentorio break da parte di 100, ma Faenza comunque è sempre lì. Guardavo un po' le statistiche, un Rizzitiello che tira con un 4 su 6 da 3 punti, un 2 su 2 di Chiera, insomma un complessivo 9 su 14 da 3 punti di 100, che finora ha sbagliato poco e niente nel terzo quarto, in questi 2 minuti e mezzo abbondanti giocati prima dell'interruzione per il time out. Un 100 che conduce di 12 punti,
ora sarà importantissima la tenuta psicologica di Faenza, chiamata ad uno sforzo molto importante nel cercare di tenere la partita, il risultato della partita in termini raggiungibili per Faenza. Un vantaggio cospicuo di 100, ma ancora non impossibile da risanare. Ora il pallone viene rimesso in campo proprio dalla squadra ferrarese. Bisogna crederci, è questo il succo di quello che ha detto coach Regazzi nel time out, con ovviamente qualche indicazione tattica. 3 minuti sono passati nel terzo quarto, qui Rizzitiello appoggia non in maniera esemplare, allora Faenza recupera palla, ha un possesso molto importante, con una tripla si andrebbe addirittura sotto la doppia cifra, poi c'è Pagani che si prende il fallo da parte di D'Alessandro, per D'Alessandro dovrebbe essere il terzo se non andiamo errati. Esatto, è così, confermano anche gli arbitri. Due liberi per Giordano Pagani. Giocatore che non ha altissime percentuali ai liberi. Sbaglia infatti il primo. Segna il secondo. 15° punto, 4-7-5-8. 6:45 da giocare nel terzo quarto. Poi Vico segna un canestro dei suoi, 15 punti per lui, 47-60, con una naturalezza incredibile davvero di Vico. Poi Iattoni risponde con la tripla che infiamma il Cattani, Faenza c'è. Iattoni risponde con un ottimo tiro da 3 punti alla conclusione dai 5,5 metri di Vico. Bellissima questa partita con 100 che prova a scappare e Faenza che sta vendendo cara la pelle. Ora infrazione, fallo difensivo fischiato a Faenza e rimessa per 100 sul più 10 per la squadra ospite. Se ne sono andati quasi 4 minuti nel terzo quarto di gioco. Il numero 11 D'Alessandro sotto per Benfatto, marcato molto bene, trova egregiamente un compagno che sbaglia da sotto, Faenza rischia di perdere il pallone, viene fischiato un altro fallo al numero 11 D'Alessandro, quarto fallo per il giocatore di 100. Subito coach Benedetto chiama il cambio. Cerca di chiarirsi con l'arbitro D'Alessandro, ma ormai il fallo gli è stato fischiato e Iattoni si accinge a rimettere la palla in gioco. Situazione davvero strana, nel senso che Perina aveva praticamente perso palla, è andata a recuperare, in quel frangente lì D'Alessandro ha commesso fallo, dunque nota dolente per 100, quarto fallo di D'Alessandro. Perin, la magata di Perin, 10° punto per lui, 52-60, Faenza è straviva, non viva, 5:39 alla fine, c'è una vita da giocare, bisogna difendere, bisogna crederci, soprattutto bisogna crederci in questo momento. Poi Vico va un attimo a spegnere i bollori di Faenza, riportando 100 avanti di 10 punti. Fallo di Chiera su Iattoni che ha primo fallo di Chiera. Adesso vediamo cosa faranno gli arbitri, hanno richiamato praticamente coach Benedetto dicendo sia a lui sia ai suoi di stare calmo.
Iattoni per Venucci. Venucci si prende il piazzato, non trova canestro ma prende il fallo. Adesso c'è un'inerzia tutta nei confronti di Faenza. Cantone, secondo fallo, sento che si sta un po' innervosendo, deve approfittarne Faenza. Sì, soprattutto dal fatto che nelle ultime azioni sono state fischiate numerosi falli ai giocatori ospiti, anche la tifoseria si è surriscaldata, se appunto non si era visto. Venucci converte il primo tiro libero, anche il secondo a segno, meno 8 Rechico. 2 su 2 dunque per Mattia Venucci, sono 14 per lui, ma soprattutto c'è appunto il meno 8 come dicevi. Però Cento colpisce ancora da 3. 54 a 65, davvero non c'è pace per Insegna da sotto, però è il più lesto, ma Faenza è sempre lì, che non vuole assolutamente mollare fino all'ultimo, perché ricordiamolo, al Palacattani non ha vinto nessuno quest'anno. Poi vi con tiro un po' difficile, sbaglia Perin, recupera palla, attenzione, possesso importante, Perin fuori per Venucci da casa sua, Venucci sbaglia, poi si lotta all'arma bianca, si spintonano Iattoni e Vico, alla fine la palla esce e la rimessa è per Cento. I due, ricordiamolo, che sono stati compagni di squadra nella pallacanestro 2.015 Forlì, l'anno appunto in cui Vico poi venne promosso con i forlivesi, mentre Iattoni a metà stagione arrivò a Faenza. Ben fatto, fallo di Pagani, ma sinceramente a me sembrava più un'infrazione di ben fatto, però si gioca molto al limite, sicuramente Pagani qualche mano l'ha messa addosso, ci può stare, diciamo. Assolutamente, è una terzo quarto con ritmi molto accesi, ora ben fatto capitalizza uno svarione difensivo dell'Arechico con due punti e può completare il gioco da tre punti con un viaggio in lunetta. Esce Pagani, entra Silimbani. Cento può tornare sul più 12 con una eventuale realizzazione di ben fatto. Così è. 68 a 56 da giocare, poco meno di 4 minuti nel terzo quarto di gioco. Dunque sono 19 i punti per Benfatto, che sta mettendo anche oggi le sue mani sulla partita. Perin sbaglia la tripla, poi recupera palla, Vico segna un signor canestro, un gran canestro, 56 a 70. Dunque Faenza al massimo è tornata a meno 8, poi Cento è ritornata avanti. Prova Chiappelli, sbaglia la tripla. 3 e 17 alla fine del terzo quarto. Rizzitiello, palla sotto, poi in qualche modo va nelle mani di Vico che segna ancora da 3, time out di coach Regazzi, 22 per Vico, 56 a 73. Io mi cavo il cappello davanti a Cento, mancano 13 minuti, il basket ci ha fatto vedere di tutto, ma io mi cavo veramente il cappello davanti a Cento. Sì, una squadra che non mostra in questa parte dell'incontro la benché minima debolezza. Rimbalzo subito dall'altra parte, tiro da tre punti senza esitare, 3-4 passaggi,
tiri comunque ad alta percentuale, che dire, 100 non ce ne siamo neanche accorti, è volata sul più 17. Ragazzi, ha chiaramente chiamato time out per cercare di interrompere l'inerzia che attualmente è tutta nelle mani della squadra ospite. Una situazione falli anch'essa in equilibrio. Proprio le percentuali stratosferiche di 100 da 3 punti stanno per adesso permettendo alla squadra ospite di andarsene nel punteggio. È chiaro che Faenza è chiamata a ricucire da subito, altrimenti veramente la partita potrebbe chiudersi molto prima del 40° minuto. È difficile, ma bisogna cercare di fare tutto il possibile. Venucci sbaglia e poi c'è il rimbalzo di Chiera. Intanto ha cambiato qualcosa, coach Regazzi, ha fatto entrare Silimbani e Brighi per cambiare un pochino le carte in tavola. D'altronde terzo fallo di Pagani, poi adesso c'è il fallo di Iattoni. Cambio nelle fila di 100, entra Pasqualini, esce Cantone, due liberi. Ottima proprio la tenuta mentale di 100, perché in quel momento lì in cui praticamente ad ogni azione gli venivano sanzionati falli, non si è persa d'animo, anzi è già ha mandato a bonus Faenza. Cantone 2 su 2, più 19. Dunque 7-5. Perin sotto per Silimbani, prova Sili, errore, Iattoni prende palla, la mette, 58-75, 2-14. Al termine del terzo quarto, Vico, bel passaggio no look per Pasqualin, ben fatto, fuori per Vico, i due non si capiscono. Continua comunque il pubblico di Faenza ad esaltare, ad esaltarsi, a incitare la squadra. Urlando tra l'altro non sfottò contro i tifosi di 100, il classico chi non salta è centese, davvero bellissimo, anche davvero il colpo d'occhio, davvero molto molto bello. Silimbani fuori per Perin, 1:40, 100 secondi dunque alla fine del terzo quarto, ben fatto. Commette il suo secondo fallo. Perin va alla rimessa, sempre 58-75. Palla fuori per Brighi, Brighi prova la tripla, la mette, la da un po'. Da due. 60-75. Fallo di Brighi su Vico. Primo fallo di Brighi. 1:20 più un ultimo quarto, difficilissimo ribaltarla, ma secondo te Marco cosa dovrebbe fare Faenza? Diciamo che quello che ha permesso a 100 di costruire un vantaggio attuale di 15 punti, adesso Vico la porta a 16, è sicuramente la percentuale da 3 punti. 100 sta giocando in maniera dalla linea dei 3 punti a percentuali incredibili.
con Vico, Rizzitiello, ben fatto anche da due. Insomma, le percentuali stanno permettendo a Cento di vincere questa partita, o quantomeno le hanno permesso di costruire nel terzo quarto, di rimpinguare già il discreto vantaggio, 9 punti, che aveva maturato alla fine del secondo quarto. È difficilissimo quello a cui è chiamata Faenza. Faenza deve crederci, quantomeno deve onorare l'ultimo quarto che sta appunto, che è in procinto di iniziare tra poco, ancora 50 secondi. Sicuramente in difesa Faenza deve crederci, altrimenti Cento veramente può finire con un vantaggio immeritato per Faenza. Vico prova una tripla impossibile, sbaglia, ma sotto c'è ben fatto, si prova a girare, la passa fuori per Rizzitiello, poi c'è l'errore, il rimbalzo di Silimbani, meno 17, 30 secondi alla fine. Perin subisce il fallo di Benfatto, è il suo terzo fallo. Adesso vediamo di avere la conferma. Sì. Undici su 16 da 3, obiettivamente sono numeri importanti, anche se poi alla fine Cento sì, ha tirato da tre, ma fondamentalmente ha fatto canestro da ogni posizione, per cui è davvero anche difficile vedere una parte del campo da dove lo ha segnato. 61-77, intanto Perin segna il suo 13° punto, meno 16. Vico ancora liberissimo. Per Vico sono 29, finisce dunque qui il terzo quarto sul 79-61%. Marco, abbiamo visto le statistiche, parlano da sole, siamo ripetitivi, però anche Cento è ripetitiva, nel senso che segna davvero da ogni posizione e ha una tenuta mentale incredibile. Sì, questa è una squadra veramente di caratura superiore, completa in tutte le parti della squadra, dai lunghi ai piccoli, con delle punte di eccellenza sicuramente in Benfatto, in Vico, in Rizzitiello, un più 18 che sicuramente è stato legittimato nel terzo quarto. Attualmente Cento, guardavo le statistiche, sta tirando con 11 su 16 da 3 punti, che è una percentuale che ti aspetteresti dai tiri liberi, mentre sono tiri da 3 punti. Purtroppo Faenza sta cercando di limitare i danni, ma è chiaro che tutto il talento della squadra ferrarese è uscita nel terzo quarto. Ora vedremo cosa sarà in grado di fare Faenza, ma chiaro che Cento continua sulla falsa riga del terzo quarto con la prima conclusione da 3 punti di quest'ultimo quarto di Chiera. Massimo vantaggio per Cento, più 21. 12esima tripla dunque per Cento, e tra l'altro Chiera ha fatto 9 punti, 3 triple, questo torniamo al tuo discorso di poco fa. Cento intanto in campo con Rizzitiello, Vico, Benfatto, Chiera e Pasqualin, Faenza con Venucci, Silimbani, Iattoni, Brighi e Benedetti, ma c'è già del movimento in panchina perché Romando e Pagani sono pronti ad entrare. Intanto palla recuperata da Brighi, Venucci, palla sotto per Iattoni, 17. Dispiace, diciamo, più che altro per il pesante, almeno al momento, divario. Sarebbe bello ovviamente riuscire, se non altro, a ricucirlo. Ricordiamo che questa sarebbe la prima sconfitta in campionato casalinga per la Rechico. Intanto escono Silimbani e Iattoni, entrano Pagani e Aromando.
Anche lo scorso anno Faenza perse la prima partita casalinga dell'anno, era contro Costa Volpino, direi che c'è un attimo di differenza tra le due formazioni. Questo chiaramente soltanto a livello statistico. Aromando recupera palla, la dà a Benedetti che poco fa ha commesso il suo primo fallo. Brighi fuori per Aromando, prova ad entrare, bel movimento. Quarto punto per Aromando, 6-5-8-2. Tanto vi ricordo i prossimi impegni di Faenza: domenica sarà a Reggio Emilia, ore 18, e quello dopo qui in casa, cioè domenica 21 contro Palermo alle 15. Attenzione, perché è una partita che è stata anticipata proprio su richiesta della formazione siciliana, così riuscirà già a rientrare a casa in aereo già in serata. Fallo di Pasqualin su Benedetti. Terzo fallo per Pasqualin. Rimessa dunque a Rechico, 7:56. Benedetti recupera palla, poi c'è palla persa, recupera, l'aveva recuperata, poi appestato con la linea, con il piede alla linea di fondo. Cantone porta lui su il pallone. Chiera, ben fatto. Buona difesa di Faenza, Venucci recupera palla, fa l'antisportivo di Cantone. Diciamo che sì, il gesto c'era, aggiungiamo le nuove regole, ci può stare, però diciamo che se anche non l'avesse fischiato non sarebbe stato uno scandalo. Diciamo che per quello che ho potuto vedere in questo incontro, gli arbitri hanno voluto dall'inizio mantenere una direzione di gara molto 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 severa, probabilmente per assicurarsi che il gioco non trovasse, diciamo, degli sbocchi non proprio belli, quindi perché non degenerasse, diciamo, la partita, quindi l'hanno voluta mantenere su chiamate costanti. Anche come quest'ultima, un pochino severa la chiamata, ma ci poteva stare. Ora Faenza con Venucci che si prende un tiro molto difficile, sfortunato, l'Arechico che però ritorna in possesso del pallone, meno 15. Grande grinta davvero di Faenza, adesso Chiera, penso Chiera, sì, Chiera commette fallo. Faenza che ha comunque racimolato qualche punticino, eravamo 82-61, adesso siamo 82-67, è importante, come dicevamo, cadere a testa alta, e comunque c'è tutto un girone di ritorno, questo non è di certo questa la partita chiave per la stagione di Faenza. Venucci fuori per Aromando, fuori ancora per Venucci, bello lo scarico, Venucci da 3, 19, questo boato del Palacattani fa capire quanto davvero il Palacattani e Faenza voglia bene a questa squadra. Assolutamente, una cornice di pubblico che non ha mai abbandonato Faenza neanche quando Cento sembrava fare quello che voleva. Ora di nuovo Faenza avrebbe potuto ritornare con uno svantaggio sotto la doppia cifra, no, così non è, il vantaggio di Cento rimane sulle 12 unità. Ora si incarta di nuovo Cento, Venucci segna, meno 10, time out dell'allenatore della squadra ospite Benedetto. Faenza ha fatto un bel break, meno 10, 6 minuti, poco più di 6 minuti da giocare, ottima veramente reazione di Faenza che non ha mai mollato. Allora, io sono un ottimista per natura, quindi metto già le mani avanti, però mancano 6 minuti e 09,
c'è stato un break di 11-0 che dal 61-82 è valso il 72-82, è chiaro che è stradura, però questa reazione, questo applauso del Cattani quasi commovente se vogliamo, perché davvero è venuto in, adesso non abbiamo ancora i numeri ufficiali, però direi che il record dello scorso anno di 1300 persone è stato battuto, almeno come colpo d'occhio. Davvero una gran bella reazione questa di Faenza. Adesso vedremo come rientrerà dal timeout 100, ma si merita solo applausi questa Rechico. Intanto sono già in campo i 5 in maglia rossa: Vicco, Cantone, Chiera, Benfatto e Rissitiello, dall'altra parte Venucci, Benedetti, Pagani, Aromando e Brighi. Adesso chiaramente difesa a tutto campo. Venucci commette fallo su Cantone. È il primo fallo. Tre falli di squadra per 102 per Faenza. Adesso coach Benedetto va a protestare, ma è stato subito sedato. 5 e 56 alla fine. Prova a entrare, Pagani commette fallo su Vico. Due liberi per lui. Anzi, scusate, fallo di Benedetti. Il fallo c'è, poi ci mettiamo una dose massiccia di esperienza di Vico, vengo fuori due liberi. Vico sta completando una signora partita con il tiro libero realizzato che porta a più 11 la sua squadra. Convertito anche il secondo, più 12, 100. E 31 punti di Sebastian Vico. Davvero complimenti a lui. Venucci, Pagani sotto lotta con Benfatto, preferisce scaricare a Brighi. Brighi entra, bravo movimento di Brighi, quarto punto per lui, 7-4, 8-4. Torna dunque a meno 10 l'Arechico, con ancora 5-20 da giocare. Cantone fuori per Benfatto, quasi preso di sorpresa, poi la palla nelle mani di Vico. E attenzione, perché questo recupero di Venucci è stato acclamato dal pubblico con un vero e proprio boato. Venucci sotto per Pagani, Pagani segna, meno 8, 17 per Pagani. A 4:50 dalla fine. Fallo di Benedetti. La chiave dell'arbitraggio, l'hai detto tu poco fa Marco, è arbitraggio molto molto fiscale. Alla fine non ha fatto danni da nessuna parte, solo fiscale. Sì, assolutamente. Essendo una partita molto 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 sentita da ambedue le squadre, l'arbitraggio è stato molto fiscale da ambedue le parti, però in un certo senso finora nulla da dire per quanto riguarda le chiamate. Ora bellissima penetrazione di Vico, veramente gesto super spettacolare. Canestro da tre punti e fallo per l'Arechico con Brighi a segno. Dunque si torna a meno 7 con la possibilità di ricucire a meno 6. Incredibile conclusione da tre punti di Brighi, che è veramente salito in cattedra in questa parte dell'incontro.
peccato, si rimane sul meno 7, Richico. 7-9-8-6, l'ex di turno regala il minimo svantaggio in questi ultimi minuti per Faenza. Errore, attenzione, attenzione, perché mancano comunque 4 minuti, c'è ancora tanto da giocare. Venucci, adesso bisogna stare molto attenti, molto calmi. Fallo su Venucci, gli arbitri non se ne ravvedono. Benedetti prova da casa sua, errore poi dal traffico, recupera palla, mamma mia che palla recuperata da Romando. Venucci prova la tripla di Venucci, 8-2, 8-6, come ti cambio la partita, meno 21 poco fa, meno 4 adesso, mamma mia, cosa sta succedendo al Palacattani, incredibile! Non so quanti avrebbero scommesso su un rientro di Faenza di questo tipo, soprattutto vedendo le percentuali di 100 che improvvisamente si sono abbassate, ma più che le percentuali, 100 ha perso moltissimi palloni, Faenza li ha capitalizzati come la conclusione per esempio che è appena avvenuta di Venucci che ha segnato una tripla incredibile. Ora 100 ne mette due dalla lunetta, ma Faenza è totalmente in partita sul meno 6. E mancano 3-10 alla fine, c'è davvero tutto il tempo per provare un ribaltone incredibile. Brighi fuori per Venucci, 88-82, ricordiamolo, poco fa, meno 4 Venucci fino in fondo, fallo in attacco di Venucci. Secondo fallo per Venucci. Ragazzi, va a protestare anche qui, diciamo che siamo molto al limite, nel senso che ovviamente Venucci quando penetra cerca il fallo, quindi probabilmente un pochino si sbilancia, dall'altra parte ha un marpione come Vico che aveva letto l'azione già in anticipo. Alla fine a un prenderci, sarebbe potuto davvero essere anche la fischiata contraria, non ci sentiamo davvero di dire nulla contro i due arbitri oggi. 2.45 alla fine, sempre più 600 che adesso ha una palla importante, segna, no, fallo prima e dunque ci saranno due liberi. Fallo dovrebbe essere di Benedetti. Ben fatto, sono 20, si è rifugiata nella lunetta giustamente 100. 8-2-90. Dunque torna a più 8, 100, con 2.30 da giocare. Brighi, prova la tripla Brighi, segna l'ex, 85-90, a 2.16 dalla fine. Ben fatto, Chiera. Infrazione di passi di Chiera. Questo possesso davvero potrebbe riaprire in maniera incredibile. Ricordiamolo poco fa, anzi poco fa, eravamo all'inizio del quarto, meno 21 eravamo, adesso meno 5, a 2 dalla fine con palla in mano. Brighi, Venucci, prova la tripla Venucci, sbaglia, rimbalzo,
il tiro ci stava, poi è chiaro che in questi momenti qui ti fa un attimo ingolosire. Palla nelle mani di Vico, adesso bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, 100 secondi alla fine, Vico prova a entrare. Fallo di Venucci, due liberi. Peccato davvero, perché si è assassinato quella tripla Venucci, sarebbe riaperta in maniera incredibile. Veramente una partita, un ottimo spot per questo bellissimo sport. Una partita con un finale tirato. Dopo un vantaggio così cospicuo costruito da 100, molto bello. Ora 100 in lunetta, segna anche il secondo. Il vantaggio della squadra ospite torna a 7 punti, 1 minuto e 30 da giocare. Sono 35 per Vico, che lui di liberi ne sbaglia davvero pochi. Sotto tanto per Pagani, peccato che non sia riuscito. Antisportivo. Uscito dal campo Cantone, non abbiamo capito i motivi, adesso Pagani deve farli, però sbaglia il primo. Zero su due di Pagani, 8-5-9-2, comunque possesso per Faenza. Cantone è uscito dal campo, non si sa per quale motivo, giustamente gli arbitri sono andati a dire al team manager di andare a riprenderlo. Non abbiamo capito molto bene questa azione, anche perché un giocatore non è che possa uscire e andare. Non abbiamo proprio capito la dinamica. Segna Romando, sesto punto, 8-7-9-2, si ritorna sul meno 2. Poi c'è fallo di Aromando. Però che bel finale. Baruffe a bordo campo, un pochino di tensione. Tifosi ospiti, mentre tornando sulla partita abbiamo 100 in lunetta. Che sbaglia il primo e converte il secondo. Più 6 per 100, manca ancora un minuto. Aromando col pallone penetra e segna. Più 4 per 100. Ultimi 50 secondi della partita. Con Vico che addormenta il pallone. Su linee esterne, passaggio sotto. Ha ben fatto, si volta al tiro. Sbagliato. Perde palla a 100. Tecnico, se devo prendere.
Però coach Benedetto, un tecnico se lo potrebbe anche prendere, perché davvero ha protestato per tutta la partita. Tra l'altro brutte scene dei tifosi di Cento che stanno provando a invadere il campo, davvero scene poco edificanti. Comunque, 33 secondi, Faenza, palla in mano, Venucci prova il piazzato, sbaglia, poi c'è un rimbalzo Cento per Supervico, che ha la palla in mano. E ha la possibilità, adesso forse sì, di chiudere i conti. Con Faenza che comunque esce a testa altissima da questo incontro. Vico segna il primo, sono 36 per lui. 8-9-9-4. Invasione, quindi si ripeterà. No. Time out Faenza, perché comunque 24 secondi meno 5 può cadere davvero di tutto. Intanto purtroppo c'è qualche tafferuglio in campo, cioè in campo, in tribuna, davvero poco bello. Approfitto del time out per darvi dunque i prossimi impegni di Faenza. Dicevamo poco fa, si va a Reggio Emilia, anzi a Scandiano, contro la BMR Reggio Emilia domenica prossima, ovvero il 14 gennaio alle 18, e il 21 ci sarà la partita casalinga con Palermo alle 15. Meno 5, Arechico a 24 secondi. Vediamo cosa accadrà. Sbaglia la tripla, poi Romando ancora, Benedetti, 19 secondi, Benedetti prova la tripla, ancora errore, poi ancora rimbalzo di Venucci e poi la toccata da parte di Cento. Probabilmente la partita è finita, ma davvero Faenza ha provato fino all'ultimo. A vincere, si meritano solo applausi questi giocatori stasera. Assolutamente, una partita molto bella dall'inizio alla fine. L'Arechico ci ha creduto, ha fatto vedere cosa può fare. Ora Pagani riduce ancora il vantaggio di Cento. Altro time out, mancano soltanto 6 secondi. Il punteggio è di 94 a 91 per la squadra ospite. Partita interminabile in quest'ultimo quarto, soprattutto per le tantissime chiamate degli arbitri. Il gioco è stato molto spezzettato, una partita che sta trovando un epilogo punto a punto veramente imprevedibile, almeno per quanto si era visto fino al terzo quarto. Ma tant'è, Faenza è riuscita a ricucire l'enorme strappo che lo separava da Cento, tornare in partita. Ora rimane da vedere proprio l'epilogo dell'incontro, questi tiri liberi di Cento e gli ultimi 7 secondi della partita. Questo time out di coach Benedetto ovviamente è per evitare una beffa.
Palla fuori per Chiera, 6 secondi, Faenza fa fallo. Qui Vico chiede un antisportivo che mi sembra abbastanza ridicolo in questo momento, perché è chiaro che le squadre vanno a, i giocatori vanno a cercare l'antisportivo, dunque il fallo, dunque di antisportivo c'è ben poco. Chiera segna il primo. Segna anche il secondo, 2 su 2, 9-1, 9-6, palla a Faenza, 5 secondi alla fine. 2 secondi, Brighi prova la tripla, sbaglia, finisce tra gli applausi comunque di un Palacattani per una gagliarda Faenza. Finisce 91-96%. Da Luca Del Favero e Marco Bettoli è tutto, alla prossima gara della Recchieco.